Invece Demme lo vedo più coinvolto, quindi questo potrebbe essere un segnale al fatto che Garcia lo vuole tenere. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario, detto il Darion, e oggi siamo qui riuniti, ragazzi, per parlare di Napoli-Hatayspor 4-0. Prima che qualcuno me lo chieda, sì, alla fine la partita l'ho vista. L'ho vista a casa di un amico, visto che mi aveva invitato a vedere la partita, e ci siamo già anche messi d'accordo per le prossime partite del Napoli. Quindi sì, sto scroccando le amichevoli. Prima di cominciare, ragazzi, però velocemente devo ringraziarvi, perché venerdì siamo ufficialmente arrivati a 2000 iscritti. Questo è il primo video che registro dopo il raggiungimento di questo traguardo, perché il video di ieri è stato registrato prima del raggiungimento dei 2000 iscritti. Quindi io vi ringrazio, ragazzi. Avevo fatto anche un post sabato, sì, sabato mattina. Comunque vi ringrazio profondamente, ragazzi, perché siamo riusciti ad arrivare a questo traguardo prima della fine dell'anno. Era un obiettivo che mi ero prefissato entro la fine del 2023, e invece ci abbiamo messo molto meno, 7 mesi abbondanti. Quindi io vi ringrazio, e da oggi iniziamo ufficialmente il Road to 3000. Quindi, ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Vi lancio una sfida, vi lancio una sfida. Arriviamo a 3000 iscritti entro la fine dell'anno. Vai, vi lancio questa sfida molto difficile, però proviamoci. Quindi iscrivetevi, attivate la campanella. Ragazzi, iscrivetevi, perché più del 70% di voi che guarda i miei video non è iscritto al canale, però si guarda i video. Molto male. Cliccate il tasto rosso, che è gratis. Detto questo, allora cominciamo a parlare di Napoli a Hatayspor, partita finita per 4-0. Ci sono state delle indicazioni importanti, secondo me. Io adesso mi sposto qui sulla destra, perché adesso compariranno le grafiche delle formazioni. Allora, prima di parlare della partita, però, ragazzi, una cosa molto importante. Allora, io la partita l'ho vista su Sky, Ovviamente prima, quando ho detto che ho scroccato, era per dire, cioè, nel senso, una percentuale l'ho data anch'io perché mi sembrava giusto. Comunque, ragazzi, è successa secondo me una cosa abbastanza imbarazzante, mio parere personale. Ho scoperto che il canale turco, il canale YouTube del club turco della Hatayspor, trasmetteva gratis la partita in live sul canale YouTube. E sta cosa, ragazzi, non è proprio bella. Cioè, hai una società che fa pagare 10 euro per vedere l'amichevole, e già lì, secondo me, poi ognuno ha il proprio parere, ma per me 10 euro per un'amichevole non ci sta proprio. Comunque, già abbiamo una società che fa trasmettere 10 euro la partita, e l'altra che la trasmette gratis sul canale YouTube. Non è proprio il massimo, è un po' imbarazzante questa situazione. Poi lasciate stare che dopo mezz'ora il sito, diciamo, la live su YouTube è stata oscurata, quindi probabilmente De Laurentiis li ha sgamati. Sarebbe il caso che ci si parlasse prima, ecco, tra le due società. Cioè, se una la vuole trasmettere gratis e l'altra la fa pagare, mettetevi d'accordo. Magari, che ne so, la live la fai gratis soltanto in Turchia per i tifosi del club turco, ma non farla vedere anche qui in Italia. Mettetevi d'accordo prima, perché poi ci sono queste cose che sono oggettivamente delle brutte figure. Perché io, che pago 10 euro, ovviamente mi rodo il culo se poi vedo che sul canale YouTube turco la partita si vede gratis. Quindi cerchiamo di un po' di migliorare sotto questo aspetto. Non è la prima volta che succede, perché anche l'anno scorso è successa una roba simile. Cerchiamo di migliorare. Comunque, fatta questa premessa, Garcia schiera questa formazione, che sono praticamente i titolarissimi: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Østergaard, Olivera, Anguissa, Zielinski, Raspadori, Kvara, Politano, Osimhen. E io, a prima vista, quando ho visto questa formazione, ho detto: ah, un 4-2-3-1. In realtà non è un 4-2-3-1, perché, come potete vedere qui dalla grafica, alla fine era un 4-3-3, con Raspadori che faceva un ibrido tra la mezzala destra e il sottopunta, perché poi alla fine, in fase offensiva, andava sempre a fare la sottopunta. Quindi era un 4-3-3 a tutti gli effetti, che in fase di non possesso diventava un 4-4-2 con Raspadori,
Anghissà e Zirischi centrocampisti e Raspadori che diventava, diciamo, si alzava sulla linea di Osimhen e quindi andava a fare la seconda punta, quello che faceva Zirischi con Spalletti in fase di non possesso, quindi diventava un 4-4-2. Raspadori in questo 4-3 faceva una sorta di regista offensivo, perché giustamente tu non avendo Lobotka che si è infortunato, e dopo sugli infortuni ci andiamo velocemente, comunque non avendo un regista come Lobotka, Garcia secondo me ha pensato di mettere Raspadori come mezzala per andare un po' a sopperire la mancanza di Lobotka. Infatti Raspadori era quello che quando la palla, diciamo, girava in difesa tra portiere e difensori, lui era quello che si abbassava sulla linea dei difensori proprio a mo' di regista offensivo, quindi ha fatto un po' questo ruolo ieri Raspadori. Non ha sfigurato, però diciamo che secondo me è stata più una forzatura metterlo lì perché mancava Lobotka. Riguardo gli infortuni, ragazzi, quando il Napoli ha pubblicato la formazione titolare ha aggiunto un tweet dicendo che Elmas aveva subito un affaticamento. Ok, ora in questi giorni sono un po' fioccati degli infortuni come quello di Elmas, poi c'è stato il sovraccarico al ginocchio di Lobotka e poi c'è stato anche l'infortunio di Gaetano. Ora questi infortuni, ragazzi, che sono affaticamenti, sovraccarichi, sono infortuni, diciamo, normali, sono infortuni dovuti ai carichi pesanti durante il ritiro, quindi non sarei così, diciamo, pessimista, così ansioso, perché sono infortuni normali. Il primo gol arriva al 22esimo con Zirischi che fa un pressing altissimo, va a pressare il portiere e lo costringe a sbagliare il rinvio. La palla quindi viene recuperata da Politano che fa una verticalizzazione per Osimhen che tira, però la palla viene parata, poi torna sul piede di Osimhen, cioè quindi un rimpallo, e a porta vuota fa gol. Quindi il primo gol nasce da un pressing altissimo di Zirischi sul portiere. Al 27esimo c'è il gol del 2-0 con la Tayspor che in fase di impostazione sbaglia clamorosamente l'impostazione senza neanche che ci fosse un pressing del Napoli, quindi sbaglia proprio l'impostazione. Palla a Kvara che subito verticalizza per Osimhen, e questa è un'indicazione importante, cioè appena hai la palla subito alla verticalizzazione per sfruttare le doti di Osimhen, che si smarca in una bellezza, anche se proprio i difensori non erano al massimo, cioè, c'era una marcatura su Osimhen abbastanza vergognosa. Osimhen si smarca molto facilmente a tu per tu col portiere e fa il gol del 2-0. Al 35esimo c'è l'unica azione tra virgolette della Tayspor, c'è Mango Fernandes che tira da fuori area, Meret la para e la devia in calcio d'angolo, poi per il resto, ragazzi, non è successo nulla di che. Ora vi segnalo in questo primo tempo un Kvara che batteva le punizioni, probabilmente Kvara quest'anno lo vedremo più coinvolto nei calci piazzati. Mi sono segnalato questo pressing dei terzini, ragazzi, Olivera e Di Lorenzo, ma specialmente Olivera, facevano un pressing asfissiante sui difensori e facevano un pressing altissimo, cioè a un certo punto si vedeva Olivera che andava a pressare il terzino avversario però sull'altro lato, cioè sul lato di Di Lorenzo. Questa indicazione secondo me è importante, questa partecipazione così aggressiva dei terzini al pressing. Anghissà nel primo tempo ha fatto il vertice basso, perché praticamente i tre di centrocampo erano Zirischi e Raspadori che facevano da mezzali, e Anghissà che andava a dare un po' più di equilibrio e quindi faceva il centrocampista di rottura. Questo ha fatto durante il primo tempo. Anghissà, ragazzi, ha giganteggiato letteralmente, tutte le palle recuperate sono state le sue, uno dei migliori in campo. Il problema di Anghissà è soltanto uno, è che al momento non ha il vice e a gennaio fa la Coppa d'Africa, quindi bisogna prenderlo un vice, bisogna prenderlo, perché poi rischiamo ancora una volta che a febbraio arriva e sta alla canna del gas, e vorrei evitare questa cosa. Poi Raspa regista offensivo, ve l'ho detto già, Osimhen ogni tanto in fuorigioco, e poi ragazzi la coppia difensiva su cui mi voglio soffermare un attimo, perché Østigard ha giocato sul centro-sinistra e sta cosa già mi pareva un po' strano, perché nella mia testa dico no, Rachmani è bravo con entrambi i piedi, quindi puoi aspettarti più Rachmani sul centro-sinistra visto che sta usando bene anche il sinistro, e invece ha giocato Østigard. E vi dirò, ragazzi, però l'avversario è stato quel che è, cioè ha fatto
veramente poco o nulla l'avversario in fase offensiva. Però Østergaard insieme a Rachmani mi è sembrata una coppia molto, molto interessante, almeno per il momento. Østergaard si è preso la titolarità sul centro-sinistra, aspettando il difensore, che non è detto che venga e faccia il titolare, cioè nel senso Østergaard in questo momento mi sembra il titolare del centro-sinistra con diciamo il ballottaggio con Juan Jesus, ecco, mettiamola così, e poi il ballottaggio del difensore, che deve arrivare, ragazzi, deve arrivare perché numericamente serve. Però dall'amichevole di ieri ho questa impressione che Østergaard al momento sia il titolare sul centro-sinistra. Inizia il secondo tempo e i cambi, diciamo, arrivano al 58esimo, e qui Garcia cambia totalmente la squadra. Quindi la nuova formazione è Gollini in porta, Zanoli, Davino, Juan Jesus e Obaretin in difesa, Demme, Sakho, Folorunso, Zedapika, Zerbin e Simeone. Ora, Davino ha fatto bene, però vale lo stesso discorso che feci l'altra volta con Obareti. Sono avversari di un certo livello, andiamoci piano. È un giovane molto interessante che sta anche nel giro della nazionale, quindi ha un potenziale importante, però deve andare a giocare in prestito, non può rimanere a fare la riserva nel Napoli, anche perché gli blocchi il potenziale. Obareti sulla sinistra, visto che mancava Mario Rui, quindi si è dovuto un po' adattare. Centrocampo. Allora, Folorunso, ragazzi, da quel che sto vedendo in questi amichevoli, mi sembra molto un centrocampista che si butta in avanti. Vi dirò, a me Folorunso non dispiace, è un giocatore che secondo me ha degli spunti importanti. L'anno scorso al Bari ha fatto molto bene, io l'ho visionato molto bene al Bari, e vi dico, secondo me Folorunso può far parte di questa rosa, però c'è un dubbio che è legato a Garcia. Cioè, tutto dipende secondo me dalla valutazione che ha Garcia di Elmas, perché se Garcia vede Elmas come Spalletti, quindi giocatore da tre quarti che si alterna sulle fasce, allora Folorunso lo potrebbe anche tenere come riserva di Zielinski, o comunque che si alterna anche con Elmas. C'è anche Gaetano volendo, quindi c'è un po' di affollamento su quella zona del campo. Se invece Garcia considera Elmas una mezzala, allora lì il discorso cambia, perché Folorunso secondo me non è un giocatore all'anghissa, cioè è un giocatore troppo offensivo che si butta troppo in avanti, quindi o lo tiene come vice Zielinski o lo si cede in prestito a una squadra dove può giocare titolare. Però io vi dico la verità, come sesto barra settimo centrocampista me lo terrei, però come vice Zielinski, non come vice anghissa. Il vice anghissa va preso, quello è senza ombra di dubbio. Demme, ragazzi, l'ho visto molto meglio rispetto alla SPAL, molto dinamico, molto mobile e molto voglioso. E questa cosa mi fa un po' pensare, perché Demme in queste due amichevoli tra SPAL e Ataispor è stato usato spesso. Ha fatto un tempo con la SPAL e con la Ataispor ha fatto 40 minuti all'incirca. Lozano invece, due amichevoli, tutte e due amichevoli, 0 minuti in campo. Quindi questo mi fa pensare che Lozano è fuori rosa, e sarebbe bello capire se è stato messo fuori rosa con il benessere di Garcia, oppure Garcia non è stato proprio preso in considerazione, se è stato un ordine della società. Questo sarebbe curioso da capire. Comunque Lozano, ragazzi, è fuori rosa, perché se tu fai due partite di fila 0 minuti, nella partita con la Tyspor era pronto per entrare ma non è mai entrato, e a fine partita se ne esce a testa bassa. Quindi per me queste, ragazzi, sono tutte indicazioni del fatto che Lozano ormai non fa più parte del progetto. Quindi lì sulla destra mi aspetto un giocatore, un acquisto. Invece Demme lo vedo più coinvolto, quindi questo potrebbe essere un segnale del fatto che Garcia lo vuole tenere. Ora, io, ragazzi, Demme come vice Lobotka non mi piace tantissimo, perché non ha le caratteristiche di Lobotka, è più un mediano di rottura che di palleggio, secondo me. Però se Garcia lo vuole tenere e se gli aggrada, va bene. Però io onestamente, se fossi io il presidente del Napoli, Demme lo sostituirei. Però da queste amichevoli sto avendo l'impressione che Garcia, diciamo che Demme a Garcia gli sta piacendo, è un'impressione che ho. Quindi io a oggi
dopo aver visto la spalla e la Taispor, dico che a centrocampo l'unico intervento che il Napoli vuole fare è quello sul vice Anghissà e poi il sostituto di Lozano sulla destra, che ormai è fuori rosa. Quindi a centrocampo oggi vedo come unico obiettivo il vice Anghissà. Poi ripeto, io Dembélé lo darei via, perché non è un giocatore che secondo me non mi piace, vi dico la verità, in questo Napoli non mi piace. Però se Garcia lo sta utilizzando è perché, probabilmente è perché lo vuole tenere. Comunque Sakho molto bene. Sakho, diciamo, era più il centrocampista difensivo, quello che stava un po' più dietro a fare equilibrio. Florunz era quello che si buttava in avanti e Demme era quello un po' più mobile, quindi questa era un po' la disposizione al centrocampo. Zedatka e Zerbin, ragazzi, non giriamoci attorno, non sono giocatori da Napoli, andrebbero ceduti. Il problema però è che sei costretto a tenerli per la questione delle liste. Se vi ricordate il video che feci sulle regole della registrazione della rosa, Zerbin e Zedatka sono due giocatori che Napoli è obbligato a tenere, perché sono quei giocatori che rientrano nella categoria dei cresciuti nel vivaio del club, e quindi sei costretto a tenerli. Però secondo me non sono giocatori da Napoli. E poi per il resto sui singoli nient'altro da dire. Quindi al 64esimo arriva il gol del 3-0 con Zerbin che va al tiro, il portiere la para, però la palla torna sui piedi di Zerbin che la butta in mezzo. Simeone prova il tiro ma viene parato, palla poi a Sakho che prova il tiro, altra parata e poi alla fine arriva a Simeone che a porta vuota riesce a segnare. Quindi il gol del 3-0 molto rocambolesco con vari rimpalli. Al 70esimo, dopo 6 minuti, gol del 4-0, e qui è tutto un gol che si crea Simeone, perché Simeone parte centrale a ridosso dell'area di rigore, si dribbla un paio di difensori, si allarga sul centro-destra dell'area di rigore e fa uno scavetto che supera il portiere. Quindi il gol del 4-0, tutto merito di Simeone. E diciamo che da questa partita abbiamo capito che le punte sono on fire, sia Osimhen che Simeone sono pronti e sono carichi per la nuova stagione. All'86esimo c'è l'unica vera azione pericolosa della Taispor, c'è Hodžić a centro area che sta a spalla alla porta, si gira, tira una bomba forte però centrale, Gollini come un felino riesce a parare, e quindi qui Gollini secondo me un avvertimento a Meretto l'ha dato. Comunque la concorrenza, ragazzi, fa sempre bene, perché la concorrenza stimola tutti e due a giocare bene. Quindi questo è un po' quello che è successo nel secondo tempo, però quello da segnalare secondo me nel secondo tempo è stata sicuramente la prestazione di Demme, Florunz e poi l'assenza di Lozano. Queste secondo me sono state le indicazioni del secondo tempo. Quindi ragazzi, ovviamente Zanoli ragazzi anche oggi molto bene. Mi sa che stiamo andando in quella direzione, cioè che Zanoli resta come vice di Lorenzo, anche perché su Faraoni si è un po' raffreddata la pista, non lo so, però mi sa che l'indicazione che sta dando Garcia è che vuole tenere Zanoli. Vediamo, Zanoli è uno di quei giocatori che rientrerebbe nei cresciuti del vivaio, quindi potrebbe essere un'indicazione. Detto questo, ragazzi, quindi sulla partita non c'è nient'altro da dire. Io mi sposto di nuovo al centro e vi saluto dandovi una notizia di mercato. Perché? Perché ieri, oltre al Napoli, hanno giocato anche Wolverhampton, Lanz e Stoccarda. Kilman ha giocato tutta la partita con fascia da capitano, quindi mi sa che Kilman è un po' un indizio, secondo me, questa cosa, quindi Kilman mi sa che lo dobbiamo scartare. Danso ha giocato titolare nel Lanz tutti i 90 minuti, e ha anche parlato il direttore sportivo del Lanz su Danso e ha detto che non verrà ceduto. Ora, i DS, ragazzi, durante il mercato sono abbastanza dei bleffatori, dei bugiardi. Ricordiamoci di Giuntoli con Koulibaly. Vi ricordate cosa diceva Giuntoli? È incedibile, fascia da capitano. Poi alla fine Koulibaly è andato a 40 milioni. Quindi secondo me le parole del DS del Lanz sono più delle parole per dire che se tu vuoi prendere Danso devi sparare una cifra alta. Sfrutto questa notizia del DS per dire una cosa. Allora, il Napoli, lo sappiamo, attua una scelta sul mercato, cioè quello che fa il Napoli sul mercato è una scelta societaria, ovvero cedere e poi comprare. Il cedere e poi comprare però in certi casi può essere un'arma a doppio taglio, perché tu dici sì,
io scelgo il giocatore, così poi ho il budget per comprare un altro. Però in certi casi questa cosa può andarti contro, perché ad esempio facciamo l'esempio di Danzo, no? La società che deve vendere Danzo ti può dire: ok, tu vuoi prendere Danzo, devi sborsare i soldi, anche perché tu hai ceduto Kim, quindi il budget per prendere Danzo ce l'hai pure, potresti spendere un po' di più. Invece se tu vai a prendere Danzo prima di vendere Kim, può essere che l'offerta è più bassa e quindi lo riesci a strappare a cifre più basse. Quindi il fatto di cedere prima il calciatore in certi casi può essere un problema, perché poi la società che deve vendere ti viene a dire: e tu hai preso i soldi da Kim, quindi puoi anche sborsare un po' di più. E quindi questo secondo me sta succedendo con Danzo. Questo è uno degli svantaggi di attuare questa scelta societaria sul mercato. Comunque, io le parole del DS le considero un bluff. Cioè, vuoi Danzo? Paga. Pagare moneta, vedere cammello. Ecco, cheat di qualcuno, se vi ricordate. Stoccarda. Mavropanos è stato escluso dal triangolare che ha giocato ieri lo Stoccarda con Mönchengladbach e il Monaco 1860. E così come Lozano, Mavropanos era a disposizione, non aveva infortuni, tutto ok. Questa esclusione di Mavropanos potrebbe essere una notizia che magari sta arrivando a Napoli, come potrebbe essere una notizia che non dice nulla, ecco, però io ve la segnalo, ecco. Quindi detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo la partita e riguardo questo trittico di Mavropanos, Kilman e Danzo che vi ho dato. Detto questo, lasciate un bel mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale, ragazzi, iscrivetevi, road to 3000 iscritti, arriviamo ai 3000 entro la fine dell'anno, vi lancio questa sfida. Grazie ancora per i 2000 iscritti, ragazzi, io se sono qui a fare questo video è anche grazie a voi, voi vi state dando un riscontro importante e quindi io sono contento che voi siate contenti dei miei video. Ecco, quindi buona domenica, ovviamente buon proseguimento di domenica e buon inizio di settimana, e detto questo, signori, noi ci vediamo alla prossima, e sempre e comunque Forza Napoli.